Ehi ragazzi, è arrivato il fottutissimo FIFA per PS4. È l'ora di fare sul serio! Oh. Gioca! Cristiano Ronaldo! Creiamo Ultimate Team! Basta! Vai! Cos'è sta roba, Marte? Ma che cazzo di squadra ha mandato le favelas? Mannaggia Camoranesi! Ma non era morto! Ah, questo qua c'ha la faccia da rapine, quindi è il primo che bisogna mettere dentro. Poi c'è Spacco Bottiglia e Ammazza Famiglia, quindi anche questo va dentro. Sì, vabbè, cambiamo un attimo la formazione, che questa è quella di quando giocavo con i miei amici alle medie. Dai, questa qua mi piace, la formazione a cazzo di cane. Madonna, ragazzi, c'ho le sostituzioni che da quanto sono ignoranti, invece di esultare quando facciamo gol, potrebbero accoltellarsi fra di loro. Qua c'ha la fascia da bevitore di Ciupiti. Ragazzi, c'è pure quello dei Tokyo Drift qua in fondo. Meno male che nella riserva. Io avrei anche messo tribuna. Bene, dopo una piccola attenta analisi della squadra, posso dire che il portiere non ne parerà uno, c'è già troppo la faccia da modello, non ci vuole fare un cazzo. Qua sulla sinistra abbiamo Mike Tyson, invece di pensare al pallone pensa alle orecchie. Questo sta su un altro pianeta. Poi abbiamo Dread Nordico, il non morto. Questo qua c'ha l'età di mio padre, ragazzi, come fa a giocare nella Serie A? L'attacco più ignorante della storia. Uno che accoltella con le bottiglie spaccate e l'altro che ruba nei negozi. Gol assicurato. Bene, ora sta squadra di scappare di casa, però come la chiamiamo? Andiamo. Carcerati. Gli evasi. Ah, facciamo così, con la faccia che hanno li chiamiamo killer. Ah, invece che seriali facciamo serali, che sono solo cattivi alla sera. Beh, l'abbreviazione la facciamo killer, con i KFC, Federazione Calcistica. Gli spezzatibbi anche volevo chiamare. Dai. La nostra squadra di delinquenti che ci hanno buttato così a caso, hanno scelto fra i vari carceri, l'abbiamo scelta. Aspetta, ma perché qua è scritto rose? No, io ho chiesto dei killer, non quelli che vendono le rose. Bene, io direi che siamo pronti. Bene ragazzi, adesso direi che possiamo iniziare direttamente a giocare contro qualche altra persona, a scoprire chi saranno i miei primi avversari che dovremmo uccidere, visto che siamo i killer. E cosa volevo dirvi? Ovviamente giusto due nozioni, questo è il primo FIFA che compro e quindi sono una schiappa assurda, però noi ci daremo del meglio, quindi. E la seconda cosa è che a me non piace perdere. E diciamo, immaginatemi a me quando gioco a FIFA come quando gioco a calcio con i miei amici o qualche partita così. No, non voglio perdere assolutamente, quindi sarà qualcosa di veramente eccitante se farò gol, e estremamente incazzoso se prenderò gol, perché ho già provato qualche partita e mi sono incazzato a bomba. Tra l'altro non mi ero accorto quando prima ho fatto la formazione, ma sul centrale a destra c'è un bambino soldato. La prima partita! Come cazzo si chiama questo FIFA 14 Footcoin Hack? Dai, è maglia del Napoli. Ma cos'è sta squadra qua? I piastrellisti cinesi? Cos'è, multietnici qua? Gioca con la formazione da squadre elementari. È giunto il momento di mostrare le mie non skill. Ma what the fuck? Ha già capito che non poteva farcela contro di me. Dai, vediamo chi è il secondo fifone. C'ha tutti la sagra delle gamer tag di merda, Bomber Burn, questo qua si chiama. No! Questo mi stende. Ma il portiere argento non si può vedere. Beve il vino sto francese, sto disadattato che non si lava il culo. Rogio. Oh, così mi piace, nello stadio comunale. Sì, mamma mia, quello dove ci gioca la 19ª categoria, i Pulcini. Non lagga.
Dai, così corri. Corri. Dai. Dolore. Ho perso 2 anni di vita. Dai. Dai. No. Non mi puoi far gol. Sei talmente brutto che c'hai i denti così storti che stanno dietro la linea dei difensori. Madonna, dagli spalti parte proprio. Sembra l'altro che corri da statua, proprio corri da Sagra della Porchetta. Madonna, che aggancio! Ha proprio ingravidato 20 persone sugli spalti. Da distruggio! Non giallo, rosso, qua è rosso diretto. Per forza. Dai, è bella maglietta. Ma cosa? Dai, guarda. Dai, mi ha portato via le tibie. Manco un toro entra così su una persona. Allora, vabbè, tanto è entrato su Camoranesi, che allora è già morto di suo. Comunque, non male. Adesso dovremmo distruggere questo nuovo tempo. Diciamo che per ora ho solo tirato, ma sembra che l'avversario è più impenetrabile della mia ragazza quando dice che ha il mal di testa. Più o meno. Ma è così. Dai, così. Fatemi vedere i veri coltelli. Madonna mia, vai! Dai! Piedi d'argilla. Oddio. Lo sapete, ragazzi, l'ultima volta che mi è squillato il telefono durante un live, cosa è successo, vero? Corri, 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 corri! Corri! Dai! Ma si chiama Durex, sto portiere, che è impenetrabile! Sì, tanto non è successo nulla. Prova la bomba! Niente. Madonna. Dai! Non ci credo! Dai! Dai! Tira! No! Dai, e prendi carota con sto gol in corna. Dai, Ringo, Ringo. Wow, wow. Mamma mia, da incorniciare qua foto. No, non ci posso credere, non ci credo, ma non ci credo. Non è possibile. Cazzo di merda. Ma è possibile. Ma che cazzo, ma l'ho appena segnato. Buah! 12.000 tiri in porta ho fatto. Lui me ne fa uno e segna. Va bene. Non è possibile. Buah! Dai, accoltellane uno mentre vai negli spogliatoi almeno. Fagli capire che non ci stiamo. Tranquilli ragazzi, adesso ho parlato un po' qua alla mia rosa. Ho detto, mi raccomando, solo coltellate dalla gamba in giù. Se no, ve li sequestro. Si sono subito messi a piangere, hanno detto no, state tranquilli. Ma vediamo, non si può, bisogna almeno fare ancora questa partita e vincerla. Non si può pareggiare così. Mi è sembrato di rivivere l'11 settembre a fine partita, un dolore allucinante. Il mio avversario di nuovo abbandonato. Ma perché? Che? Ho capito che, vabbè, ragazzi, basta. Non, gli tolgo i coltelli e gli do le matite. Così almeno faranno. Cioè, se dovessero accusarli di qualcosa, gli danno matita mano armata. Cioè, c'ha un paura. Al bambino soldato, il centrocampista, quello là a destra, gli ho lasciato. Gli ho dato un succo di mirtilli, così almeno si è calmato. Cioè, due si sono ritirati. Uno ha avuto un culo della Madonna a pareggiare. Vediamo un po' la squadra di questo qua. Vabbè dai, una squadra di piastrellistri, va bene, cioè non mi dovrebbe far impaurire. E invece... Carichi! Basta, è cambiato, niente più stadio comunale, meglio, mi fomenta di più. Niente più porchetta sugli stadi. Dovevano dargli nella partita prima, dovevano dargli il premio Nobel per la brace. Non ci credo. No, solo un minuto di partita. Lanciategli le bottiglie dagli spalti. Ma non demordo. Dio santo!
Quel portiere ha perso, ecco, gli sono venuti i capelli biondi. Mamma mia, Camo Camoranesi. Boom. L'ha scecchinato qua. Lo sto pressando più che una di una cicca sotto una scarpa. Dai. Uff, Madonna, non passa la palla. Mamma mia, il cioccolato! Boom! Mamma mia, neanche le cannonate di Black Flag di Assassin's Creed partono così potenti. Boom. Mamma mia, dai, cioccolato, stasera ti do pane uranio. Ho festeggiato troppo presto. No, lo so. Ma prendo gol un minuto dopo che fa... Oddio! Non è possibile! Ma prendo... Non è possibile! Lo stoppi sto replay, madonna! 12 ore! L'umiliazione non era finita. Non ci credo. Ma per i killer serali, un 3-1 era troppo pesante. Non è ancora finita, muto! Scioccate sto replay, merda! No! Dio santo! Che colpo! Non ci credo! Ah! Vabbè ragazzi, per questo episodio qua, visto che sono le prime, diciamo, partite che sto facendo, insomma, un pareggio e una sconfitta a sculo, perché su qua ha fatto, adesso lo guardiamo, ha fatto 4 tiri, 3 gol, io vado 12 tiri, 2 gol, vabbè. Ovvio, questa sconfitta pesa ragazzi, però non è questo l'importante. Noi ci sentiamo prossimamente, settimana prossima, con un nuovo video di FIFA, se vedo che questo video comunque supera i 2000 mi piace. Quindi subito buttate un mi piace in su e niente, ci sentiamo quindi domani o nei prossimi giorni con un nuovo video. Stay angry, stay FIFA.